Buonasera a tutti amici di Professione LED, oggi parliamo di sensori per esterno, rivelatori passivi di infrarosso per esterno. Cosa sono? Perché sono utili? Come vanno montati? Allora, io ho preso, per farvi vedere, due dei prodotti che secondo me meglio rispondono a questa esigenza. Un rivelatore passivo di infrarossi doppia ottica, classico. Classico perché? Perché questo è il classico rivelatore che va montato sul muro e quindi rivela il passaggio di un eventuale intruso. E poi abbiamo il suo fratello maggiore, cugino, chiamiamolo così perché proprio fratello non è, che fa un'operatività totalmente differente. Quindi, se questo è il nostro muro, questo va montato esattamente così come lo vedete. Lui ha qui i quattro, i due e i due rilevatori. Permette di impedire l'intrusione su porte e finestre. Quindi se io ho qui una porta e qui ho una finestra, posso mettere questo al centro e lui controllerà entrambi gli accessi. È antistrusciamento, quindi come potete vedere stando proprio a raso del muro, perché diciamo se questo è il nostro muro, lui sta proprio a raso del muro, vedete qui dove si trovano i rivelatori? Quindi è veramente, veramente molto efficace, ha anche una lunga gittata perché supera i 10 metri. Sono due prodotti, diciamo, simili nel metodo di funzionamento, perché entrambi sono rivelatori passivi, ma differenti nell'installazione. Mentre questo qui, diciamo, io adesso ve lo metto per alto e vi faccio vedere. Immaginate che questi siano, questa è la lente di Fresnel, e le mie dita siano la sua rivelazione. Io per poter far scattare questo allarme devo intersecare per così questi raggi. Abbiamo già detto in altri video che questi prodotti non emettono nulla, ricevono solamente. Però per semplicità di spiegazione, questo emette dei raggi così, io devo fare in modo di metterlo in modo tale che l'intruso intersechi questi raggi. Quindi significa che se io so, ad esempio, che questo prodotto per funzionare bene deve essere intersecato, lo devo posizionare dove ad esempio c'è un passaggio in questo senso. Quindi se io metterò sul muro il mio sensore, devono maggiormente le persone, un eventuale intruso, passare per così. Perché se io lo faccio venire in questa direzione, ovviamente intersecherà di questi raggi di 4, ad esempio, ne intersecherà forse uno, quindi sarà meno efficiente come rivelazione dell'intrusione. Quindi tutto sta da come noi lo installiamo, il suo funzionamento, il suo buon funzionamento. Questo prodotto è proprio da esterno, vedete, è dedicato alla sua guarnizione, quindi può stare tranquillamente alle intemperie. Per cambiare le pile, eccole qui, sono pile che troviamo tranquillamente al supermercato, quindi basterà aprirlo, cambiare le pile quando lui ci avvisa che le pile sono scariche. Vi posso assicurare che io qui in ufficio sono 5 anni. E ancora devo cambiarle queste pile qui, quindi dura tanto. Ovviamente dipende anche da quante volte ci si passa davanti, quindi quanto lui funziona, però hanno veramente, sono tutti prodotti a basso consumo energetico. Basterà richiuderlo, stringere le sue vitine, ovviamente ha il tamper, quindi se qualcuno tenta di aprirlo, lui ci avviserà, guarda che qualcuno ha tentato di aprirmi. Ed ecco qua che abbiamo il nostro sensore funzionante per controllare l'eventuale intrusione di qualcuno, perché abbiamo detto nei primi video che lo step di installazione di un allarme deve essere maggiormente su tre livelli. Poi abbiamo questo che invece ci permette di controllare con uno solo più accessi, perché mettiamo che noi abbiamo una facciata da 10 metri, con questo sensore qui possiamo controllare l'intrusione alla facciata per 5 metri e per 5 metri. Quindi con un solo prodotto possiamo tranquillamente gestire gli accessi di 2, 3, 4 e più finestre, porte, quello che sia. Anche in questo caso, se dobbiamo cambiare le pile, basterà aprirlo. Lui ha sempre il suo tamper, quindi se io lo apro senza autorizzazione scatta l'allarme. Pile, anche in questo caso, semplici da sostituire perché le troviamo in qualsiasi supermercato o negozio di hobbistica, guarnizione per esterno,
la sua bolla addirittura per essere posizionato in maniera perfetta, e poi i rivelatori, due da una parte e due dall'altra. Questi oggetti sono davvero molto utili. Se abbiamo una casa che ha del giardino esterno e quant'altro, sono quasi indispensabili. Funzionano molto bene. Se installati correttamente, sono quasi immuni dai falsi allarmi e ci permettono di avere il primo livello di sicurezza, che è quello esterno, in modo tale da evitare l'effrazione, rottura di porte, rottura di finestre, di trovarci persone dentro casa già dalla parte esterna. Hanno anche la pet immunity, quindi fino a un tot di chili sono anche immuni agli animali, in modo tale che per cani, gatti e quant'altro non scatti l'allarme inutilmente. Io in descrizione vi lascio i link di questi prodotti e anche delle altre cose che servono per farli funzionare. Se volete dargli uno sguardo, ci fa più che piacere. Se avete qualche domanda da fare o altre idee in merito, potete commentare sui commenti qui di YouTube oppure scriverci a info@professionaled.com. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto e ci troviamo per il prossimo video dedicato ai sistemi d'allarme. Alla prossima!